perché noi cercheremo di mettere a confronto quella che è stata la sua vita con la nostra vita, e il percorso spirituale che faremo sarà proprio questo. Ogni luogo ci dirà qualcosa per riflettere su di noi. Per carità, tutte le tappe chiese, però fare un passettino in avanti, venire qui ascoltando. E osservando e contemplando. Per dirvi un po', era il corpo di mamma Margherita. Questa donna, in questo luogo, è stata veramente l'iniziatrice del carisma salesiano, potremmo dire. E adesso vi vorrei raccontare un po' di episodi, però prima vi dico, mamma Margherita, ecco. Allora, l'importanza di mamma Margherita. Nel sistema preventivo, voi trovate 7 paginette, trovate che una delle cose importanti... La provocazione è un po' questa, e queste provocazioni le teniamo per il momento dopo, per il deserto. Ce le possiamo dire. Pensate un po' a qualche persona, qualcuno nella vostra vita ha avuto è stata una figura significativa, una persona che vi ha dato veramente tanto, una persona che vi ha insegnato tanto, una persona che vi ha voluto bene, così come è stato mamma Margherita per tua vita. Trovatela, andatevi a vedere quali sono state un po'. Ehi, ma Margherita!
rimane qua, vai. Ragazzi, scusate l'avviso portante, è serio, eh. Allora, la prima cosa è questa. Aspetta. 30 secondi, 30 secondi. A pranzo, non facciamo come ieri, non ci perdiamo, ma aspettiamo la fine. Nicoletta, lei si riprende. È a fine, fine campo, avremmo capito. Ok, ma per dove dobbiamo andare? Ragazzi, dai. Guarda che primi piani, Matteo, primi piani, li puoi fare anche con lo zoom. Seguiamo su Nicoletta, torniamo a casa, un itinerario differente. Arrivato. Due parole, questa è la parrocchia del paese ornese. E che ci siamo venuti a fare? Evidentemente perché Madre Mazzarello, Maria Domenica, poi Madre Mazzarello, è venuta tantissime volte qui a pregare. Qui ha ricevuto i sacramenti a partire dal battesimo, e all'ingresso c'è il fonte, la prima comunione e via di seguito. Due cose, troviamo il crocifisso e proprio il fonte battesimale che sono originali dell'epoca. Cioè, quello è il crocifisso che Madre Mazzarello ha pregato, quello è il fonte al quale è stata battezzata. Una cosa mi piace ricordare qui, questo è anche il luogo dove lei ha fatto una preghiera molto forte, sempre dopo la malattia, rendendosi conto che non poteva fare più niente, è venuta qui e ha chiesto al Signore questa cosa. Gli ha detto: Signore, che io possa essere dimenticata da tutti, perché lei ormai si sentiva totalmente inutile, avendo, lei puntava tanto sulla sua forza fisica, avendola persa non si vedeva più senza, con qualche prospettiva, si sentiva davvero persa. Ha detto: bene Signore, che io possa essere dimenticata da tutti ma non da te. Io quando penso a queste parole mi dico che profondità di relazione con Gesù aveva raggiunto. Una ragazza che, vi ripeto, orgogliosa, un po' superba, vanitosa, che arriva a dire: Signore, non mi importa niente se gli altri non mi vedono e se non sono più buona a nulla, ma tu non mi lasciare. Penso che sia una preghiera che nel nostro piccolo possiamo fare nostra in quei momenti di scoraggiamento che tante volte ci prendono. Bene, e adesso ci prepariamo al nostro momento. Andavo in oratorio, ci andavo ogni tanto, piccole cose, nemmeno tanto all'estate dei ragazzi. E comincio un pochettino a frequentare, e devo dire che mi piaceva abbastanza poi, no? In realtà stare con i ragazzi, così, mi piaceva, più che altro
perché siamo stati quei ragazzi, soprattutto sentivo dentro questa cosa, che se vieni alla scuola, mamma, ti dico, ma che faccio? Sto a casa o comunque c'è, cioè, sto a vacanza tutto il tempo, non posso dare niente agli altri, boh, mi pare un tempo un po' vissuto in maniera. Adesso tutto svanisce, disperato si affida al Signore, il Signore risponde nelle difficoltà nella vita di Don Bosco. E vive maggiormente duratorio, e poi perché, come ve l'ho detto io, ve lo dico adesso, la chiesa dove più tardi viene costruito non è la grande basilica, ma una chiesa interna, che è la chiesa di San Francesco, che però viene utilizzata soltanto per le celebrazioni interne. Voi sapete che Don Bosco, dopo un primo periodo di operare, cioè dopo tante peripezie, è arrivato qua. Arrivando qua ha fatto ancora tante cose, perché per creare l'oratorio chiaramente ci volevano delle grosse forze, stare appresso a tutti i ragazzi, e a tutte le esigenze che c'erano qua. Poi ogni tanto tornava ai suoi luoghi d'origine, insomma era anche tanto stanco, in punto di morte. A tal proposito vi voglio leggere una cosa che nelle memorie è raccontata molto bene, per chi le avesse sotto mano, pagina 166. Non credere che ce l'ho fatta, non posso credere, l'ho detto. Se ti dà rifugio, andiamo all'ospedaletto, andiamo a San Pietro in Vinto, perché da San Pietro in Vinto è andato ai molassi, e dai molassi, andato in quelle nuove, da lì è stato spostato, proprio perché anche lì lo sfratto è stato mandato via. E anche lì siamo andati in prima nel quale approda a casa mia.
cultura grande. Nelle memorie, ad esempio, con Beppe scrive proprio che era un ambiente, ci sembrava di aver trovato un bel ambiente, perché una struttura che adesso funziona in FMA, cioè diventava una casa salesiana. Tutto questo, sapete che questo pezzo di Isabella, tutto questo qui è tutto di salesiana, qui dove sorge la statua della nuova località. Come parlano i luoghi, parlano anche i testi, quindi mentre che parla da sé, soprattutto quando Dio racconta, e anche in italiano un po' antico, ce lo conto quello che è successo. Immaginate che, dunque, la Cappella Pinati è stata poi demolita, però era questa qui disegnata. Ed faceva belle cose con i giovani, comunque ne aveva sentito parlare. Quindi, nella disperazione, nel momento in disperazione, arriva il benefattore. Quando Don Bosco si è fidato totalmente a Dio, dicendo, ma come, ma... qualche mese fa ci ha chiesto, vero, di questo incontro con voi, e noi siamo molto aspetto molto importante per tutti noi, perché vogliamo capire un po' che la cosa che vede il marito che ha fondato le suore di Sant'Anna e che poi ha costruito tante le opere. Erano sempre tristi. Bene, San Piero in Vincoli, quindi terza tappa, San Piero in Vincoli, il cimitero, è un insegnamento per Don Bosco, cioè sarà l'oratorio di Don Bosco per 2 mesi. Vedete, una tappa veramente breve. Lui arriva qui, perché ci diciamo che per lui è l'ultima tappa? Perché la insegna della croce e a fare conoscere Dio creatore e il figlio per cui ci ha creato. Se ben ritardo la memoria, quello che anche noi tutti le 8 dicembre nel nostro relato un incontro con i salesiani. Cioè voi i salesiani come li avete incontrati? Buonasera, siamo qua all'opera Parola, attesa della spiegazione finale. Adesso sentiamo. Ci sono varie proposte. Chiamatelo sull'istante. Ho bisogno di parlare con lui. Tudè si mise a chiamare e correndogli dietro e assicurandolo di miglior trattamento me lo ricondusse vicino. L'altro si approssimò tremante e lacrimante delle busse ricevute. Hai già udita la messa? Gli dissi con l'amorevolezza a me possibile. No, rispose l'altro. Vieni a dirmi ad ascoltare. E fatto il dovuto ringraziamento, condussi il mio candidato in un coretto, con faccia allegra ed assicurandolo che non avesse più timore di bastonate. Presi a dire. Sai leggere e scrivere? Non so niente. Sei stato promosso alla Santa Comunione? Non ancora. Ti sei già confessato? Sì, ma quando era piccolo. Ora vai al catechismo. Non oso. Perché? Perché i miei compagni più piccoli sanno il catechismo ed io, tanto grande, ne so niente. Perciò ho l'orrore di recarmi a quelle classi. Se ti facessi un catechismo, quando piace a te? Stasera? Sì. Vuoi anche adesso? Sì, anche adesso. 41. E vi invito a considerare e è possibile che sentiamo la stanchezza, sentiamo la fatica, i suoi stessi passi. Non semplicemente per conoscere, questo sarebbe bastato leggere qualcosa da casa, non solo per ricevuto gratuitamente Dante. E poi sono ancora nell'età in cui ricevono molto. Il saggio avviene quando finisce.
perché durante il periodo di saldo si alzano i prezzi. Così saldo rimane sotto. Tipo. Mi sbaglio, Lo taglia, poi lo taglia. Ciao, seconda prova. Vai. Allora, noi vogliamo un gelato. Un ghiacciolo possibilmente. Blu possibilmente? No. Blu. Lo buffo. Lo buffo. Vedi, è qualcosa di sensato. Niente, siamo mercoledì. Siamo al secondo giorno, terzo giorno di Campo Busco. Siamo diretti alla chiesa... A Reggio Calabria. Al liceo. La scuola dove Don Bosco... Siamo a Chieri prima di tutto. Siamo a Chieri. E anche Don Bosco, una volta arrivato a Chieri, dice che per lui fu uno sciogliere a Chieri, che era la metropoli sostanzialmente in confronto ai vecchi, no? Ma anche in confronto a Chieri. Le famiglie un po' ricche avevano delle cascine in cui lavoravano i mezzadri, cioè dei coltivatori della terra, a cui davano sostanzialmente in affitto la terra, e il frutto della terra veniva diviso, ecco i mezzadri, diviso tra il padrone proprietario della terra e chi ci lavorava. E Stato, non è perché c'hai la talara addosso, non è perché c'è la maglietta d'animatore addosso. Giovanni quindi arriva qui e i mogli hanno già due figli, Caterina di 5 anni e Giorgio di 3, e lui anche l'attività che insomma può fare è quella di assistere il bestiame, di custodire il bestiame. E in questi anni cosa fa Don Bosco? Perché in queste frazioni ci si ritrovava tutti insieme a pregare la sera e c'era qualcuno che necessariamente doveva guidare. Questo buon gesto che sto facendo. Quale buon gesto? Stare in fila? Se mangia? Niente, ho fatto passare altri animatori. Ci abbiamo fame, abbiamo sete, ci scappa la pipì. La pipì, la pipì. Aspettano qua. Che fame! Un ragazzo che macinava libri continuamente, poi accetta anche di fargli pagare di meno e poi di prestarteli senza più fargli pagare. Sono 10 anni famosi. Cresce nella licenza con questo ragazzo è colpito da questo giovane. In quella casa là, Giovattoni, sostanzialmente c'era idea per strapparlo un pochino, perché Mamma Margherita gli dà delle indicazioni, delle che abbiamo fatto a Castellone. Arrivare da qui alla Cascina Moglia facendo questo, questo momento di condivisione. Su cosa? Su cosa? Comunque cose brutte nella vita succedono. Non posso dire. Quindi le stai andando a fare le lezioni del giorno della scuola. Ma perché non è la scuola? Cioè, e poi un momento però comunque. E fa una scelta per me veramente come qualcosa di negativo, perché effettivamente non è qualcosa che ci faccia bene. Però a volte bisogna fare di più. Ho 27 anni e ho vissuto sempre a Roma. Adoro. Allora, ringraziamo Don Bosco. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Lo spirituale è questo, raccontarsi e lasciarsi accompagnare
nel vivere più in profondità la propria vita cristiana e nello scoprire che Dio mi parla attraverso la scrittura. Vi siete fatti degli idoli pensando che fossero a vostro beneficio e invece sono la vostra rovina. E così continua, tutta la lettura continua a dire al popolo di Israele che da fedeli, da gente che segue Dio, ma in realtà sono lontani da lui. A conclusione di questa giornata, la nostra serata si è divisa tra mangiare le salsicce giuste e poi birra. E poi invece concludere questa giornata in cui abbiamo proprio iniziato un giorno intero qui al Colle Don Bosco, il tema è stato il dono della vita. Allora, il dono della vita lo abbiamo colto qui nel luogo di nascita di Giovanni Bosco, il luogo di nascita è il luogo che ti ha aiutato per andare a Colle passando da Morialdo, giusto? Giusto? Ci sei accorto però, perché sennò c'è filmato ma non è giusto. Passando da Morialdo, quindi dove è? E durante la camminata facciamo anche il rosario tutti insieme. Tutti insieme. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto. Che padre, avvocato, la sua vita, no? Allora, ho detto che lui arriva presso Chieri il 2 aprile, no? Nel 1942, dove questa famiglia veramente poverissima cresceva e quindi aveva bisogno, no? Tant'è che all'inizio coltivava la terra, poi diventa fabbro, no? Comincia a lavorare come fabbro e la mamma come sarta. Ciao amici. No. Ciao mamma. Ti voglio. Sono tutti quei ragazzi che non sono felici perché non vivono l'amicizia con Gesù, quello che ci dicevamo con noi ieri. Perché non vivono. No, attenzione, noi non vivono la spiritualità salesiana, perché sennò diventiamo dei sedentari, no, però non vivono la Chiesa, proprio perché ci siamo detti la spiritualità di un posto inserita nella Chiesa. A un certo punto viene a mancare qualcosa e allora la tristezza, no? Di non avere, di non vivere all'interno della Chiesa, di vivere con Gesù, con Maria e anche l'allegria di quello che può essere un carisma come il nostro salesiano. Maya. Vocazione iscritta da sempre di Francesco Bosco, era papà, era morto. Morendo, le ha affidato la mamma alla moglie.
Ecco, e poi c'è la questa. A fare le passeggiate autunnali, e poi vi diciamo cosa sono le passeggiate autunnali. Lui veniva qui, guardava questa casetta e diceva nuove delle memorie. C'è proprio Don Bosco che racconta della morte del padre. Ecco, poi quando tornava qui con i ragazzi invece non andava lì a diventare quell'apostolo di giovani, fin da bambino, che Dio da sempre ha pensato.